Bentrovati, Davide il Critico da Central Park. Allora, le voci su Ilicic aumentano e quindi alimentano in me un sogno importante, perché vedere Ilicic Arnautovic davanti, secondo me, è un qualcosa che può essere molto divertente. Per quanto riguarda la difesa, io credo che con Lukumi e Sosa abbiamo concluso i nostri acquisti e ovviamente, l'ho già detto, prendere i centrali così tardi comporta un rischio per quanto riguarda la tenuta della difesa, perché una difesa va un attimino rodata, non è come Ilicic che lo metti davanti ed è poesia in movimento con Arnautovic e quindi può arrivare magari anche verso la fine. La difesa va un po' rodata, va preparata, va aggiustata nel tempo. Tempo è poco perché ad agosto ci sono già un casino di partite, una l'abbiamo già affrontata in modo, secondo me, disastroso, perché sul 1-0 e in vantaggio numerico non puoi permetterti di perdere una partita del genere. Comunque, Lukumi ne parlano molto bene, 8 milioni, alla fine l'abbiamo pagato i soldi della clausola rescissoria. Ci abbiamo provato fino all'ultimo a strappare un prezzo migliore, però a questo punto, per come è andata alla fine, conveniva forse accontentare le pretese del club subito. Sosa, secondo me, può essere una rivelazione. Il Bologna l'ha voluto a tutti i costi e l'abbiamo portata a casa. Quindi ribadisco sempre la fiducia in Sartori. Se Sartori l'ha voluto così fortemente, un ragazzo così giovane, vuol dire che ha visto lui qualcosa. E quando Sartori vede qualcosa in un giocatore, di solito ci ha sempre preso. Adesso aspettiamo la prossima sfida con l'Hellas. Comunque sarei molto molto felice di avere Ilicic con noi, comprerei la maglietta immediatamente. E l'altra preoccupazione che ho al momento è il vice Arnautovic, perché le piste sono sempre un po' bloccate. Anche questo è un giocatore che chiaramente, se Arnautovic sta bene, non ci serve. Però avere un altro attaccante da mettere in gara in corso per dare fiato ad Arnautovic, o anche per dare ad Arnautovic la possibilità di non dare il 100% fisicamente quando non ce l'ha, beh, è qualcosa di importante che una squadra che ambisce ad arrivare a 50 punti deve assolutamente avere, senza se e senza ma. Quindi ad oggi ci troviamo con questa squadra che io, con l'arrivo di Lukumi e Sosa, reputo completa al 90%. Ovviamente, come ho già risposto a tanti di voi, non possiamo ambire a qualcosa di più rispetto all'anno scorso, perché siamo più scarsi in questo momento. Poi con l'arrivo di Ilicic non so io come andranno le cose, però siamo più scarsi. Sono anche preoccupato da due casi: uno si chiama Orsolini, soprattutto dopo il post che ha fatto su Instagram, e l'altro si chiama Musa Barrow, che io anche a Roma l'ho visto entrare con un volto, con una faccia, con un'espressione che sembrava voler far vedere tutto tranne che del calcio. Ed è brutto vedere un ragazzo con delle qualità così uniche entrare con grinta zero. Ci sono dei giocatori come Barrow, come Vignato, che adesso quando entrano in campo hanno uno sguardo che già fa capire come sarà la sua prestazione, e Barrow lo stiamo aspettando da veramente tanto. Mentre Vignato possiamo dire che non ha avuto un sacco di occasioni per mettersi in mostra, anche se sapete come la penso io: se uno non ha occasioni vuol dire che all'allenatore non ha dimostrato tantissimo. Quindi, comunque ragazzi, forza Bologna, aspettiamo l'Hellas, io non ci sarò perché sono ancora a New York. Forza Bologna sempre, dai dai dai.